Sto scrivendo nel canale in diretta ora. Nessuno macchia. Eccomi, ho mandato il messaggio sul canale. Certo che mi potevo pettinare prima di fare la diretta. Prima persona che entra devo raccontare il mio disagio. Che non sta andando niente. Ok. Ciao Mauro. Niente, Braveheart, ero pronta per iniziare e ho visto un ragno. Io ho il terrore dei ragni. Ho il terrore. E quindi ho fatto cadere tutto, cioè ho dato un calcio al puff ed ero scappata via. Tra l'altro il ragno non so dov'è, quindi potrei urlare da un momento all'altro, sappiatelo. Sono terrorizzata. Fidanzato non è mai libero quando serve. Ciao Jessica e ciao Arianna. Adesso ho Macchia in braccio, così la mia teoria è che il ragno ucciderà Macchia prima di me. No, anch'io come te terrorizzata dai ragni, ecco. Dici che il ragno se la prenderà con Macchia, no? Giusto? Macchia, guardati intorno. Annusa per bene. Il momento sbagliato. Sì, proprio. Ah, bene, adesso faccio partire la diretta. Urlato. Ciao Anna. Ragno, dove è finito, Grulla? Dove è finito il ragno? Cerchi il ragno. Vabbè. Comunque potrei urlare da un momento all'altro in caso non prendetemi un colpo. Anche perché non è proprio niente. Ciao Bea. Penso se fossi tipo in Australia con quei ragni giganteschi. Non sono tra i primi, vero? No? Mi par di no. Cioè, c'è Cime Tempestose che avevi finito anche te, però non sei tra i primi. C'è Jessica, poi c'è Mauro, poi c'è Anna. Quindi ce n'è di strada prima di te. Anch'io tento di farmi proteggere dai cani, ma loro non mi filano mai. Sì, infatti i cani mi hanno guardata tipo. Cosa c'è? Se cioè, mi guardavano. Ragni. Sì, c'era un ragno. Cimo. È stato terrorizzante. Ok, chiedevo che devo mandare un po' di mail per lavoro. Dio, tutte le volte che sento qualcosa, adesso penso che sia il ragno. Ok, va bene, non c'è problema, Bea. E, aspetto come al solito le 18 per iniziare. Grulla, non ti guardare intorno così che poi penso che ci sono i ragni, li vedi anche te. Io niente, sta settimana è finita, ok? Io adoro i ragni, ci fissiamo e poi li traslochi altrove. Ti invidio. Invidio tantissimo la tua capacità. Io purtroppo non ce la faccio. Oggi posso stare qua fino alla fine. Finalmente, Ari. Ah, a proposito, Arianna, ti dico una cosa. Quando rispondi nel canale, rispondi direttamente al messaggio che scrivo. Perché io guardo direttamente le risposte al canale a quel messaggio e se non si risponde direttamente non vedo le risposte, quindi rischio poi un giorno di non aprire i tuoi libri, perché metti che un giorno arrivo in fretta e furia, leggo soltanto quelli, invece oggi ho controllato per sicurezza. Niente palestra, sono parecchio raffreddata, mi dispiace per il raffreddore, però niente palestra è positivo, dai, credo. Quindi io alle 19 come al solito fugo in palestra e vi ascolto mentre guido, ok? No, per carità. Io urlo ogni volta, anche se ormai mi tocca allontanarli da me. No, io chiamo Matteo. Io e Matteo abbiamo un accordo su tutto. Se sulle cose sgradevoli da fare, sappiamo tutti e due cosa va bene a fare a me e che cosa va bene a fare a lui. E i ragni sono la sua. Sono suoi. Io praticamente ho tutto tranne i ragni, ma i ragni sono i suoi. Cioè, tutto tranne i ragni intendo gli insetti. Non potrò scrivere, mi sento i ragni addosso. Che agitazione, oggi non riuscirò a essere bravissima. Ok, comunque, diciamo finché sono piccoli non ho mai avuto a che fare con aracnidi di taglia importante, all'occorrenza vi farò senz'altro sapere. No, a me terrorizzano proprio indifferentemente, non è. Team Santeo. Buonasera, ciao Dave, buonasera. Niente, se mi vedete strusciarmi la pelle è per questo. Purtroppo prima chiamavo i miei e il mio ragazzo, ma ora sto sempre sola in casa e di sera a volte lui dorme, quindi me la sbrigo da me purtroppo.
Ah, io lo sveglio piuttosto. No, io e lui siamo sempre a casa insieme, tutti e due, quindi. Però lui è sempre impegnato, è sempre in call di lavoro, tipo anche adesso sta parlando in inglese. Non è che potevo andare lì a dire: senti, devo fare la diretta, vieni a uccidere un ragno. Che poi non lo so, non so neanche dov'è, tra l'altro. Quindi, altrimenti avrei detto ai cani: guardate, guardate! Anche se non sono molto cacciatrici. Sam, eccomi, scusa, mi sono persa una parte di quello che mi stai dicendo perché ho ricevuto una telefonata. Volevo dire, quando nel canale scrivo, scrivete i titoli che avete finito, per sicurezza te rispondi direttamente al messaggio che scrivo, perché se no non lo vedo nelle risposte al messaggio e dover rileggere tutto, metti che una volta uno scrive tanto, eccetera, me lo perderei, mentre nelle risposte ai messaggi lo vedo sicuro. Io e te uguali, Sam, anch'io appena vedo qualcosa poi mi gratto e mi sento le cose ovunque addosso, aiuto, esatto. Ora ti dimenticherai parlando con noi, sì, esatto, smettiamo di parlarne così smetto di pensarci. Però forse è meglio di no, perché onestamente la mia preoccupazione più grande è che se lo rivedo, cioè urlo e scappo, perché non ci penso, cioè quindi se mi dimentico, allora, dopo faccio la scenata tipo come se fosse un horror, mentre in realtà se mi ricordo riesco a mantenere l'aplomb se lo rivedo, quindi forse è meglio che non mi dimentichi. Capito? La prossima volta lo faccio, ok? Era tanto per sicurezza perché tipo oggi ci ho guardato perché ho avuto il tempo, quindi non c'è stato problema, però metti che una volta non lo faccio, così siamo pronti tutto lì. Vado a prendere del cibo, brava Anna. Ah, tra l'altro non ho aperto Iliade adesso che ci penso, adesso lo apro, poi iniziamo. A me è capitato di dormire con uno scorpione minuscolo in camera. Come hai fatto a dormire? Cioè, io non riesco a dormire con niente in camera, e anche se non mi fanno paura, ma gli scorpioni e i ragni mi terrorizzano. Proprio terrore gigante. Comunque, cioè, tipo stanotte c'era una cimice in camera e siamo stati svegli finché non l'ho presa e non l'ho fatta uscire. Perché non riusciamo proprio a dormire noi, cioè. A parte che mi sveglio, io ho il sonno molto leggero, quindi basta il minimo rumore e mi sveglio, quindi tipo la cimice appena vola da una parte si sente e mi sveglio, quindi è impossibile per me. L'animaletto sarà più terrorizzato di te, sì, sicuramente, infatti lo so che non è neanche una paura sensata perché non fanno niente i ragni che abbiamo noi, però mi terrorizzano lo stesso. In effetti non ho dormito, ok, questo lo capisco allora. Mia nonna in francese dice che le piccole bestie non mangiano quelle grosse. Ma io ho paura lo stesso, mi fanno schifo. Sì, io purtroppo non ci posso fare niente, è una cosa non logica, completa. Macchia, se continui a spingere il puff, però non è una cosa logica, è completamente, completamente un terrore e basta. Allora, aspettate che apro l'Iliade. Cioè, ma che Lilia, vabbè, Omero, Iliade di Baricco, che mi ero dimenticata di aprirlo, perché poi c'è stato il dramma. Questo lo metto in fondo comunque perché tanto ne abbiamo già parlato, ma metti che c'è il tempo. E iniziamo pure. Oddio. Oddio. Diretta sugli animaletti, che bello. Non tanto. Allora, il mio ex aveva le tarantole in gabbia in casa. Anche i serpenti, ma quelli mi piacevano. Dormivo lì col terrore che riuscissero a liberarsi nonostante i ragni normali non mi facciano paura. Io non ce l'avrei mai fatta, mai. I serpenti non lo so, cioè io credo che dal vivo mi farebbero paura, però mi affascinano. Ma credo che avrei troppa, cioè troppo terrore. Infatti era un bibbe. No, poveri serpenti. Perché poveri serpenti? Perché erano in gabbia. Ah. Va bene, vi condivido lo schermo e iniziamo. Allora, il primo cime tempestose. Serpenti mi è capitato in Marocco e stavo svenendo alla vista. Ecco. E infatti io penso che a vederli dal vivo avrei il terrore, però così diciamo che mi posso ritenere coraggiosa non avendoci a che fare. Come sapete è stata una rilettura. Seconda volta dopo il liceo non ricordavo più la trama se non alcune scene che mi avevano colpito molto e che sono rimaste indelebili nella mia memoria. La prima volta non mi aveva entusiasmata, mi aveva solo angosciata. Questa è andata meglio, l'ho apprezzato di più. Sono contenta. Io l'ho riletto anch'io, è andata meglio anche per me, effettivamente, però si parla di gradazioni molto più basse di sopportazione.
L'amore tormentato di Radcliffe e Catherine non si scorda e a me ha sempre colpito molto, struggente e forte, ma in fondo questo romanzo non è una storia d'amore, parla di odio, di vendetta, di egoismo, di morte, di male di vivere e questo lo rende particolare ed efficace, almeno per me lo stato. Vorrei che lo fosse stato anche per me, diciamo. Anche a me piacciono in teoria se non ci si disturba a vicenda. Sì, esatto. Già detto settimana scorsa, orrendo, voto 4. Io non gli ho dato il voto perché è in inglese, però gli avrei dato tipo su 7. Diciamo così. Però in inglese gli avrei dato su 7, in italiano meno. Sicuramente per l'epoca è stato un romanzo importante e intenso perché arriva con tutta la sua negatività e i suoi personaggi odiosi. C'è poca empatia, eppure ha un qualcosa che mi ha conquistata. Ci sta. È molto soggettivo, credo. Quello che arriva. Cime mi ispira. Simo, vai a sapere. È difficile sapere se ti piacerà o no, perché credo che sia proprio uno di quei libri che se piace, cioè, nel senso, è molto soggettivo come quello che arriva, secondo me. Quindi può sia piacerti tantissimo che pochissimo, che mediamente. Io non ho avuto tempo, materiale per rileggere Cime Tempestose, però non mi era dispiaciuto tempo fa. È inutile continuare ad argomentare i miei insulti. Ho già dato. Certo. Ciao Cami. Io credo che sia uno di quei libri che o ami o odi. Sì, esatto, è facile secondo me provare una sensazione molto negativa o molto positiva. Sì, infatti alla fine di questo abbiamo già parlato. Scusate, sono stata trattenuta. Che poi c'era anche Tiziana che l'aveva finito, però non la vedo in questo momento, quindi forse non c'è. Scusate, sono stata trattenuta di là. Comunque avevo commentato settimana scorsa e io ho dato 8. Esatto, purtroppo è molto soggettivo ed è giusto così avere una percezione diversa, anzi è anche bello vedere le diverse reazioni. Sì, esatto. Sì, infatti nel gruppo chiedevamo, soprattutto Bea chiedeva pur spesso come faceva piacere, vabbè, nel suo modo molto esplicito, perché appunto per stimolare il dialogo, insomma, perché proprio ci sono cioè, contrapposizioni nette. Di gusto. Comunque, fra tutte le sorelle Bronti, Emily è quella che mi piace di meno. Ok, prima o poi bisognerà provare le altre allora. Cioè, io dovrò provare le altre. Però, sinceramente, né lo amo né lo odio, lo apprezzo, ma amore no. Sì, effettivamente 8 è da apprezzo, ma non mi sono innamorata, quindi capisco il discorso perché te avevi dato 8. E quello capisco. Però effettivamente mi riesce più facile quasi capire. Non capire. Sì, capire. Chi lo ama tanto, perché comunque, cioè, le cose che ci sono, cioè, le so. Però, cioè, nel senso, secondo me, cioè, o lo senti e allora si merita tantissimo, o non lo senti e non si merita 8. Quindi cioè, riesco più a capire chi è entusiasta che te. Penso anch'io che avrei dato 8, 8 e mezzo, penso, anche se io non do mai voti. Forse non ho mai non ho messo, mai letto una Bronti. Io ho soltanto questo. Ti consiglio Charlotte e Anna. Anche se nel GDL ho difeso. Ma macchia, se continui così. Guarda, sta andando via il puff, non c'è la telecamera, non si vede più. Allora, dicevo, anche se nel GDL ho difeso alcune cose come se mi fosse piaciuto da impazzire, però non ero d'accordo su alcune cose, ci sta. Sì, tipo la resa dei personaggi, praticamente soltanto io l'ho considerata fatta male, praticamente tutti gli altri, tutti voi avete pensato che fosse buona. Arianna, titolo in particolare, e di Anna la signora. Ah, ok, aveva scritto. Allora, di Anna consiglia la signora di Wildfell Hall. Il più famoso è Agnes Grey, ma quello lascialo stare. Ok. Io Jane Eyre invece l'ho amato proprio rispetto a questo. Devo provarlo. Lo leggerò. Cioè, i generi io l'avevo letto, ma credo di aver letto un riassunto. In inglese l'avevo letto, però non mi ricordo che fosse così grosso come il libro effettivo, quindi temo che non ci fosse tutto. Di Charlotte Shirley Villette, che tra l'altro sono su Kindle Unlimited e li voglio leggere da un'eternità, ma non mi convinco mai. Che ci posso fare? Ho trovato un bel classico, ma niente di indimenticabile. Sì, ma ci sta Anna, figurati. Era per dire che era ancora un'altra opinione, diciamo, la tua. Ok, grazie ragazze. Prima o poi devo provare. So che non è il mio, quindi immagino che possano non piacermi tantissimo, però effettivamente rispetto a Cime Tempestose, cioè, credo che mi possa piacere di più, onestamente, un libro, anche se non è proprio la mia trama. Vado avanti. Le nostre, no, le notti bianche. Ho preso questo perché mi aveva detto.
che era Einaudi audiolibro, credo. Quindi l'audiolibro è questo, credo. Ho letto da Silvia Cecchini, spero che tu non abbia letto questo, altrimenti che atrocità. Ma che freddo fa oggi? Io sono in macchina fino alle 19, off topic, descrittivo. Oh, io non riesco a immaginare neanche di stare fuori. Adesso voi mi vedete in mezza manica perché in questa stanza qui è un caldo che è proprio tremendo. Però io sto quasi tutto quanto i giorni in mansarda, dove c'è la mia scrivania. E in mansarda praticamente si gela perché praticamente il termo non riesce a scaldarsi. Quindi vivo col maglioncino e belo. Ah, bella, è vero, voi non lo dite belarmi, dimentico sempre. E ho freddo. E le notti bianche a me era piaciuto, ma non tantissimo, 7,5. Anch'io credo di avergli dato 7,5, anche se è passato un bel po'. Con questo testo è la terza rilettura. Prime due da Lai, invece queste in Audi, ma non di un libro, ho letto benissimo da Bentivoglio. Ok, meno male. La prima non era andata granché bene, c'ero rimasta male. Mi aspettavo grandi cose e invece non mi aveva conquistata. Tra l'altro aveva tutte le carte in regola per piacermi tanto, ma la mia reazione era stata tiepida. Mi dispiaceva anche perché me l'aveva regalato la mia migliore amica con tanto di dedica, immagino. Audiolibro letto da Bentivoglio. Sì, dovrebbe essere edizione in Audi, quindi va bene quella che hai preso. Mai letto. C'erano due edizioni in Audi, però nell'altra non c'era proprio l'audiolibro associato, quindi non ho scelto quella. In questo qui c'era questo, però non è quello giusto. Passa qualche tempo e mentre mia sorella piccolina guarda Amici, arriva Saviano e si mette a parlare di questo libro. Io rapita, il giorno dopo lo riprendo e lo leggo. È stato grande amore. Mi sentivo sbagliata dopo la prima esperienza e poi il secondo giro me ne sono innamorata, vallo a capire. Sono contenta che alla fine sia andata bene e capisco il fatto di sentirsi in colpa perché succede anche a me con i grandi classici, quindi lo capisco bene. Che bello questo libro di Dosto, credo che tragga tanto in inganno. La maggior parte delle persone lo leggono perché vedono che è corto e pensano che sia semplice, è vero. E infatti è anche quello più quotato di Dostoevskij, ma non credo che sia quello più capito. Credo invece che sia uno dei testi meno facili di Dosto, Delitto e Castigo è molto più facile a livello di comprensione, sì, perlomeno il primo piano narrativo. Sono tornata tra queste pagine, ho ritrovato il mio amato sognatore e quell'atmosfera sospesa, sempre bello. So che non è Dostoevskij puro, ma sono affezionata a questo libricino, ci sta assolutamente. Come sapete io non sono particolarmente fan delle Notti Bianche, ma non perché sia un brutto libro, semplicemente perché diciamo che quando hai uno scrittore preferito ti piacciono di più i libri che secondo te riflettono maggiormente lui. E secondo me questo non lo fa, ma lo sapete già, l'ho già detto mille volte, quindi diciamo che mi piace, ma non un granché, insomma. Non so, sei in piedi praticamente. Dai. Vieni qua. Abbiamo allontanato troppo il puff. Oppa. Ok. Va bene, vado avanti. Non vedo altre scritte. In caso, ovviamente, recupero dopo. Il silenzio. Ho il terrore. Ho il terrore. Allora, ascoltate in audiolibro. Quindi, prima di tutto, ascoltiamo l'audiolibro per sentire com'è letto. Sta caricando. Europee e asiatiche, è autrice di poesie che spesso venivano pubblicate su riviste letterarie. Inoltre, parte del suo tempo lo dedicava a. Non lo so, cioè non, mi piace la voce, ma non mi sembra per niente, cioè non è per niente il modo in cui io leggo De Lillo, ecco, diciamo così. Quindi non mi convince più di tanto. Cioè, perché in De Lillo non c'è nessuna enfasi, quindi vabbè. Sì, ci sta ed è normale perché appunto non lo identifica questo libro, ma come sensazione è molto affine a me, ci sta assolutamente. Apprezzabilissimo. Sputa per il silenzio così così basta, cioè funerale basta. Ecco, mi sono ufficialmente innamorata di Don De Lillo. Oh, positivo, dai, allora. Attendo commenti approfonditi. Io De Lillo prima o poi lo proverò, ma non su Audible. Non posso pensare a un postmoderno fatto tipo fiabe sonore, poi magari sbaglio, ma non mi sembra naso il genere da leggere con Audible. Allora, questo libro qui, nello specifico, è facilissimo, quindi per quanto sia postmoderno, in audiolibro ci sta. E in generale sono d'accordo. Ancora mai letto niente, ma provvederò. Ok, Simo. Anche oggi il saggiatore non va. Ah, ecco, ottimo.
Io sono letteralmente impazzita, quindi grazie Sam, se non per il tuo morti dentro riferito ai personaggi non mi sarei mai buttata. Va bene, sono contenta. Cos'è che ti è piaciuto in generale? Cos'è che ti ha convinto? Spero non l'enfasi del narratore, perché non esiste nella realtà. Se no morti dentro non aveva senso. Anche a me non ispira ad audiolibro, comunque ho già tre cartacei suoi e ancora non ho letto nulla. Ecco. Io lo sapete che sono terrorizzata quando parlate di Delillo, quindi sei pronta per i mal di testa da Underworld allora. Oddio. A me Delillo proprio non ispira, so che dovrei comunque provarlo prima o poi, ma se dovessi scegliere tra un postmoderno e un classico dell'Ottocento prenderei il secondo senza ombra di dubbio. Ci sta, ognuno i suoi gusti ovviamente. Per me a me, allora, i classici dell'Ottocento dipende moltissimo da quale classico, però ovviamente sapete che Stevenson e Dostoevsky li amo, e quindi... però i postmoderni sono proprio il mio, quindi cioè, credo che sia molto più mio il postmoderno, o forse no, non lo so, forse stimo di più il postmoderno, devo dire la verità, mi sembra più difficile, ma è perché il classico ad oggi è molto più semplice scriverlo, perché ovviamente è super famoso, super conosciuto, eccetera. Mi è piaciuto da matti, scusate, non è un commento approfondito, ma non ho fatto in tempo a preparare il messaggino, figurati. Infatti è molto easy, secondo me, quindi è andata bene in audiolibro. Ottimo, sì, infatti è molto facile. Credo che leggerò L'uomo che inciampa e cade. Mi ha convinto lo stile, la scrittura, gli elenchi, le riflessioni, l'assurdo dei personaggi, l'ansia di fondo che mette, non so dire, ma mi è piaciuto davvero tutto. Ottimo, sono molto molto contenta. Spero che andrà bene anche con gli altri, anche se sono, diciamo... più complessi, però intanto leggendo questo secondo me perlomeno si capisce l'andazzo e quindi poi si può approfondire, andare più sui più complessi eccetera. Questo qui sicuramente è il più facilotto di Don DeLillo, però ci sta. Sicuramente da fan, da un certo punto di vista da fan mi è piaciuto di più, perché diciamo che ho apprezzato il fatto che ci fosse un po' tutto, perché qui c'è proprio, cioè il postmoderno è quasi, c'è praticamente tutto, è un campionario di tutte quante le cose che ci sono nei testi postmoderni a livello di tematiche, però è facilissimo e quindi cioè un po', cioè piace meno a una persona come me a cui piacciono le cose complesse, ma allo stesso tempo è più comprensibile. L'ho già detto, mi ha fatto subito una buonissima impressione, sapevo che questo era più semplice, evidentemente anche a me piace il postmoderno, non lo sapevo. Senti proprio che ci sono mille significati dietro certe frasi, certe riflessioni. Beh, l'importante è che ti piaccia quello effettivamente, perché poi diciamo che il postmoderno poi solitamente quello puro è molto difficile, non a livello solo di comprensione, ma proprio anche a livello strutturale. A livello di, insomma, di non solo di complessità del significato delle parole, ma proprio anche solo del testo in sé, cioè capire come è girato, eccetera. Questo qui invece, queste cose qui non le ha per niente. Però se ti piace quello che c'è scritto effettivamente, cioè proprio il come lo scrive, eccetera, secondo me ti può piacere poi anche una cosa più complessa, ovviamente fermo restando che può succedere all'inizio di essere un po'... Grazie Anna, grazie Anna. Mi dimentico io stessa. Ah, tra l'altro, cioè, viene fuori lo zombino anche quando vi abbonate. Comunque, grazie Anna. Mauro, te avevi detto che ti abbonavi l'altra volta, ti sei più abbonato. Io non lo so mica. Adesso ti vengo a vedere. Adesso vengo a vedere. Ah, no, sì, c'era l'abbonamento, credo. Sì, purtroppo non ci arrivo io a capire queste cose, ma sì. Non aveva suonato, però, credo. Comunque. Cosa dicevo? Ah sì, che se uno poi non si fa stressare poi dalla struttura, che è la cosa che invece a me piace di più, credo che si possa apprezzare. Figurati Sam, rinnovo missile. Scusate, non so che ho cliccato e mi è uscita questa scritta. No, beh, infatti non avevo presente che ci fosse lo zombino. Sì, certo, non ho condiviso lo zombino. Non ho capito. Sì, certo, non ho condiviso lo zombino. Cosa aveva scritto? Ah, Underworld, ok. Io, Sam, lo sai, non posso abbonarmi perché l'ha già bruciato mia sorella con i suoi streamer di giochi da nerd. Non c'è problema, Bea. Non ti preoccupare. Tanto, cioè, non diventerò ricca grazie a Twitch. Spoiler. Quindi... Quando ti abboni puoi rendere pubblica la cosa, non l'ho fatto. Ah, ok, non lo sapevo. Vabbè, ovviamente io non so mai niente, ma in copertina
Sam, c'è un telefono o comunque un dispositivo tecnologico? Sì, c'è uno schermo. A me fa pensare sia uno schermo digitale che al finestrino dell'aereo, niente, impazzisco. Oddio, io credo che sia uno schermo. Io l'ho sempre ovviamente è scomodissimo andare a vedere, però io l'ho sempre preso per uno schermo. Però effettivamente ha senso il discorso dell'aereo, ci sta, visto che appunto inizia con una scena di finestrino dell'aereo. Bello, bello questo doppio significato, quello non me ne ero accorta. Effettivamente, vedete, io guardo moltissimo allo stile e alla trama, no, non tanto la trama, ma lo stile, il doppio senso delle parole, eccetera, e poi non guardo le copertine. Effettivamente nella copertina c'è un po' sta cosa. È corto sto libro, però 76 pagine, sì, è cortissimo ed è anche per quello che è facile, perché De Lillo riesce a rovinare qualunque libro, sappiatelo, cioè i libri più corti sono tutti quelli di De Lillo, i più corti sono tutti i più semplici, però quelli che sono un po' più grandi di 70 pagine, tipo 150, da pagina 70 in poi, sono delilliani e quindi non si capisce più una ceppa, ve lo dico. Quindi questo qui è l'unico che è finito in tempo prima di incasinarsi. Casomai ne parlerò poi in privato con te, Sam, ok? Ecco, infatti le altre volte non era uscito, stavolta sono stata plateale. Beh, è meglio, no? Se no io non me ne accorgo, non vi dico neanche grazie. Quindi grazie Mauro, tra l'altro. Nemmeno io posso abbonarmi, spero che prima o poi riuscirò. Vabbè, non c'è problema in caso, ovviamente. Ah, di questo avevi messo l'incipit e ti avevo detto che era orrendo, sì, tipo quando ci conoscevamo da poco. Ho rischiato di distruggere sul nascere il nostro rapporto, ma voilà. Ora che hai detto dell'aereo, me lo sono ricordata. Sì, avevi detto proprio che ti stava antipatico a livello di scrittura, che ti sembrava, adesso non mi ricordo le parole che avevi usato, però tipo antipatico comunque il concetto era. E io ti ho dato anche ragione, perché effettivamente De Lillo è antipatico, io lo adoro per quello, quindi ci sta. Spocchioso, spocchioso, ecco. Ma infatti lo è, cioè io sono d'accordo. Ricordo il tuo incipit quando voglio, quella scena dell'aereo la ricordavo ancora. Vabbè, io l'adoro proprio, secondo me rende proprio bene. A livello di casino, De Lillo è più casinista di Wallace. No, cioè, nel senso dipende. Wallace è più. Allora, Wallace è divertente, De Lillo no. Wallace gioca molto sulla trama e diciamo, sull'ironia, su queste cose qui, De Lillo per niente. Quindi, secondo me, alla fine, chiuso il libro, è più facile capire Wallace di De Lillo. Detto questo, De Lillo è apparentemente più semplice, ma alla fine non hai capito una ceppa. Quindi, cioè, nel senso, dipende da cosa intendi. Cioè, sul momento forse è più difficile Wallace. Ma in realtà è più difficile De Lillo, secondo me. Cioè, comunque, cioè De Lillo ha solo, qua quasi solo, in quasi tutti quanti i libri, il significato secondo. Cioè, nel senso che di prima roba non c'è molto. Quindi o arrivi a capire il secondo, oppure non hai letto il libro praticamente. Cioè, nel senso l'hai letto ma non hai capito niente. Mentre in Wallace c'è la trama normale, diciamo che possono capire tutti, e poi ci sono i vari simbolismi del postmoderno. Ma se tu non capisci i simbolismi del postmoderno, il libro ha un senso lo stesso, mentre De Lillo difficilmente ha un senso senza comprendere le altre cose, quindi secondo me è più difficile da quel punto di vista, ecco. Ciao, scusate il ritardo, finito ora di lavorare. Almeno è finita, comunque non ti preoccupare, Monica. Sì, a me è piaciuto proprio il modo che ha di raccontare i personaggi, di descrivere quello che fanno, quello che dicono, vedi proprio tutto, senti quello che provano. Anche quando ti lascia perplessa è bello, secondo me, niente, sono proprio presa. Bene, sono contenta. Avevo proprio paura del contrario. Io non lo trovo spocchioso, piuttosto uno che o scrivo così, non ti va bene? Somene, problema tuo. Cioè, ma De Lillo, sì, ma secondo me, no, sì, effettivamente con spocchioso si intende più uno che si mette in una condizione di superiorità, magari nei tuoi confronti, mentre De Lillo non si mette in nessuna posizione nei tuoi confronti, cioè nel senso che lui non scrive per te e basta, cioè è così e punto. Magari è presto per ora, avendo letto solo questo, ma io sento che mi possa continuare a piacere. Per me intanto le premesse sono buone, perché già anche questo libro qui in tanti mi hanno detto che gli hanno fatto schifo, quindi il fatto che ti sia piaciuto è già positivo. Io ti consiglierei, al contrario di quello che ha detto Mauro, di andare sempre su piccolini, un po', cioè dei piccolini un po' più lunghi di questo, in modo tale da,
fare un po'. Cosa c'è? Cosa c'è? Da fare un po' la scalata perché diciamo che così ampli sempre un po' di più, ma senza cambiare radicalmente. Perché se vai su Underworld, certo, trovi le atmosfere, trovi i personaggi che ci sono in questo, di tipologie, però è big. Ah, ok, Jessica, un po' come Heller in È successo qualcosa. Ok, io non avendolo letto. Io ho letto Crossroads e Bell Green nelle ultime 2 settimane. Ok, Crossroads e Bell Green. Vado ad aprirli, aspetta. Aspetta che metto la mia facciona. Perché, se no, vedete tutte quante le ricerche. E vi spoilero tutti quanti i libri di Crossroads. Dell'avvento. Dell'avvento, ce la posso fare. Certo, Macchia, se smetti di dibatterti, magari la mamma riesce a stare un po' più concentrata su quello che dice. Non so che cosa ho combinato. Ecco, ce l'ho fatta. E poi l'altro che ha detto Monica è, non me lo ricordo più, Bell Green. Bell Green. Sei scomoda. Ok, Bell Green. Edizione francese? No. Edizione O. Ok. Ovviamente si è aperto nel posto sbagliato. Ok, forse ce l'ho fatta. Va bene, torno in condivisione. Sì, ora per ora vado sui piccoli. Underworld me lo lascio verso la fine. Anche io ho letto solo questo di DeLillo. E a te era piaciuto, Monica? Non mi ricordo, non ti era piaciuto un granché, mi sembra. Se non ricordo male. Me lo lascio verso la fine anche perché non ce l'ho proprio fisicamente. Ci sta. Sono rimasta sconcertata dallo stile, ma poi ci ho preso la mano e il romanzo mi è piaciuto. Ah, ok. È una dichiarazione di intenti tipo sta bene. Mannaggia, non ti sfugge niente. Che cosa? Ah, dici per l'avvento? Eh no, beh, dai, ci siamo quasi arrivati, non voglio spoilerarvi all'ultimo. Sam, non vediamo più la finestra, l'ho fatta apposta. Scherzi a parte, sono d'accordo, Underworld dopo un po' era troppo per me. Io solo libro è l'uomo che cade inciampando di qui sopra. Ma sì, Underworld secondo me andrebbe letto dopo, cioè alla fine. Io stessa non l'ho letto alla fine perché me ne mancano tantissimi, però diciamo che ero pro in quel momento perché avevo studiato tutte quante le cose, cioè mi ero, insomma, volevo proprio quello, cioè avevo proprio bisogno di Underworld. Infatti quando l'ho iniziato io avevo paura non mi piacesse, perché cioè onestamente dentro di me, sugli altri non la faccio sta cosa perché non mi piace per niente, è una cosa orrenda e non la penso, ma su di me mi capita di pensare: se non mi piace questo libro sono stupida. e quindi quando ho iniziato Underworld era estate, ero al mare, e era fine mese, e ho detto: guarda, non devo finire altri libri, mi inizio Underworld, che ci vorrà un bel po' a leggerlo, è estate, non mi corre dietro nessuno, non ho niente da fare di specifico, me lo sono letta al mare, niente, weekend finito, cioè l'ho fatto fuori in un weekend, e non me l'aspettavo perché pensavo che sarebbe stato difficilissimo, che sarei stata terrorizzata, che non mi sarebbe piaciuto. Invece è stato divino, divino proprio, divino. Cioè è stato proprio il libro perfetto al momento perfetto. Sapete, la maggioranza di voi perlomeno lo sa, che io non scelgo mai i libri così, a istinto. Invece con Underworld quella volta l'ho fatto perché proprio sentivo che era arrivato il suo momento e è andata bene. Di solito invece non va bene. Vado avanti, Le altissime torri di Mauo. Allora, questo qui ce l'ho, è lì che mi guarda, è anche bello grossetto. Questo sembra molto interessante. Questo qui lo aggiungerò sicuramente tra i GDL d'assaggio, per la diretta d'assaggio, visto che tanto il prossimo anno non facciamo mese per mese. Non l'ho mai messo perché è così grosso che non riuscirei io a leggerlo in un mese. Che meraviglia, Sam, hai letto tutto d'un fiato ed era il tuo primo DeLillo. No, non era il primo, però già me ne mancano tanti adesso. All'epoca non avevo letti anche altri, quindi ne avevo letti tipo 2-3. E non è stato il primo DeLillo, quindi sapevo già cosa aspettarmi, però credevo di non essere pronta per leggere Underworld. E invece ero pronta, cioè era proprio il momento migliore. Infatti adesso ho quasi paura a rileggerlo, anche se non vedo l'ora.
perché non può andare bene così quanto è andata la prima volta, perché la prima volta è stata talmente magica, perché leggersi Dell'Illo al mare non è una buona idea, nel senso che non è proprio il libro da sotto l'ombrellone, ma per niente, e invece, non so, è stato magico, è stato bellissimo. E non c'entra niente col mare, però me lo ricordo che ero al mare perché il mare è il posto che mi fa stare meglio in assoluto. E leggere quel libro praticamente mi ha fatto dimenticare persino di essere al mare, che è una cosa impossibile su di me. Saggio sull'11 settembre, per nulla difficile da leggere, valse il Pulitzer nel 2007 all'autore. È l'inchiesta su come Al-Qaeda sia arrivata a colpire gli Stati Uniti. Zero complotti, solo fatti appurati, tutto ricostruito grazie alle inchieste che ne seguirono e alle interviste fatte dall'autore nei 4 anni successivi. Ah, ok. Interessante, perché inizia da come il fondamentalismo islamico è nato fino a giungere a quel martedì di 20 anni fa. Se ne evince che non ci fu nessuno strano complotto, solo una non collaborazione tra le varie agenzie governative. Sembra parecchio interessante, concordo. GDL d'assaggio, che mi sono persa. Sì, intendo le dirette d'assaggio. Io lo chiamo sempre GDL d'assaggio, perché è un gruppo... Fondamentalmente quello delle dirette è nato come un gruppo di lettura dove più persone leggevano un libro e poi ne parlavamo in diretta. Poi non è mai stato così, perché se non fosse stato per Arianna non avrebbe mai letto nessuno il libro. Ogni tanto voi sì. Però il prossimo anno lo faccio proprio sistematico, nel senso che... faccio votare e tutti quelli che sono perché ne avevamo parlato l'altra volta, Anna, quindi per quello che te venerdì scorso, tutti quelli che sono interessati a leggere il libro leggono il libro e poi la diretta la facciamo alla fine, quando tutti l'hanno finito, così non c'è fretta e così tutti quelli che vogliono partecipare possono partecipare, così almeno c'è più di una persona ed è veramente un gruppo di lettura, perché altrimenti era io e Arianna, fortunatamente facciamo una conferenza su una conferenza, vabbè. Messo in wishlist Mauro, ottimo, bravo Mauro, così visto che lo volevo proporre così lo prendono. Sì, mi sa che me lo appunto pure io. Quante pagine sono? Ci guardiamo. Ciao Amanda, ho visto che sei arrivata. 589 pagine. La lettura per la diretta d'assaggio del venerdì. Ah, ok, scusate, la scorsa non sono riuscita a sentirla ancora. Scusate se vi ho fatto ripetere diverse cose. No, figurati Anna, non ti preoccupare. Ci sta a trasformare i saggi in GDL o comunque più simili GDL? Sì, perché all'inizio era nato come GDL, perché tutti quanti, esagerato, però in tanti mi hanno detto che a loro piacerebbe avere un gruppo di lettura sui saggi. Però, di fatto, i gruppi di lettura sui saggi... Cioè, tutte le volte che c'è un saggio nei miei gruppi di lettura non viene considerato di pezza e di fatto io faccio una grande fatica a starci dietro, perché io nei saggi sono molto più lenta, perché io prendo appunti, non li leggo come leggo i romanzi e quindi non riesco a fare un GDL inteso, insomma, tappa per tappa, 100 pagine alla volta. Per me è brutto, cioè io me lo rovinerei, oggi non riesco a parlare il saggio, quindi... avevo pensato di fare così, però poi di fatto non partecipava nessuno neanche così, quindi che cosa serve? Quindi d'ora in poi lo farò nell'altro modo, così teoricamente dovrebbe vincere un libro che interessa davvero e poi lo leggiamo, anche se ci mettiamo 6 mesi fa niente. Ah, però bello denso, eh sì, 2 paginette proprio, è per quello che non l'ho mai messo, perché questo qui in un mese non lo leggo sicuro. È lunghetto ma al fondo ha un sacco di note, quindi meno lungo di quanto sembri, ok? Tra l'altro un altro che voglio leggere, che però non ho capito, voi altri che leggete le trame, adesso ve lo faccio vedere, mi capite se è un saggio o un romanzo quello che vi sto per far vedere? Magari lo sapete proprio già ah no, scusate, lo stavo facendo male. Niente, vedi che stavo per spoilerare, vedi. Aspetta, Vi cerco un libro e mi dite, intanto se lo conoscete, se non lo conoscete, chi legge le trame, mi legge la trama, non me la scrive, però guarda effettivamente se è più romanzo o più saggio, perché so che è, so più o meno la tematica, ma non so se è inseribile nei saggi o no, perché non vorrei fare un'altra scemata come l'altra volta con Baricco, quindi questo qui è saggio o è un romanzo? Con una parte, cioè con cose vere. Beh, bisogna anche vedere con saggi cosa intende la gente. Tipo io e te abbiamo una visione di saggi un po' diversi. Per me i saggi sono più quelli scientifici, per te sono quasi solo quelli di letteratura più o meno. No, per me i saggi sono anche quelli scientifici, soltanto che a me non me ne frega niente di quelli scientifici, quindi non li metto semplicemente.
Cioè, per me i saggi sono tutti saggi. Cioè, allora, i saggi in realtà, intanto io nei saggi inserisco tutta la non narrativa, quindi in realtà inserisco nei saggi anche le biografie, le autobiografie che non sono in realtà saggi. Però con saggi intendo tutta la non narrativa. Però effettivamente a me semplicemente non interessano i saggi scientifici, quindi non li ho. Quindi non è noioso, sembra interessante, ma così lungo non so se mi potrebbe davvero prendere, ma magari è solo una mia paura e poi invece mi scorre. Forse per quello la gente lanciava il sasso e nascondeva la mano. Può darsi, però onestamente, cioè nel senso, a una persona che piacciono i saggi, il saggio su Tolstoi dovrebbe interessare, per dire, no? Cioè nel senso, cioè, visto che leggiamo tutti, i saggi sulla letteratura dovrebbero essere di gusto, cioè non è un gusto strano, nel senso non sono sull'alimentazione che è una cosa particolare che quindi interessa a chi più chi meno, di solito a chi legge la letteratura interessa, cioè, io credevo così insomma. Forse io non sono molto da saggi, ne ho alcuni wishlist ma sono tutti sugli animali, capisco, per me i saggi sono in primis quelli sulla letteratura, deformazione professionale, ci sta proprio, non lo so proprio, ok. Anch'io, se ho messo un po', l'ho letto tra un libro e l'altro. Sembrerebbe essere un saggio, ok? Perché io questo qui non l'ha letto nessuno, Simo. Sto chiedendo io delle cose perché volevo capire se era un saggio o un romanzo. Perché io questo qui ce l'ho, l'ho comprato e io avevo capito fosse un saggio. Però a volte leggendo alcune cose ho il dubbio che sia un romanzo e quindi non so quando leggerlo. Io onestamente non amo i saggi sulla letteratura, vedi, visioni diverse. Io non so come sia possibile. La letteratura è l'unica cosa bella del mondo, i saggi sono belli sulla letteratura. Cioè, leggere un saggio su una cosa, su una tematica, cioè, più che altro, io l'unica tematica di cui mi frega nella vita è la letteratura, quindi ovviamente i saggi che leggo più volentieri sono quelli letterari. Ma che vai sulla mucca, dai. Però diciamo che capisco ovviamente che possono interessare altre materie, altre tematiche, ovviamente io sono un caso a parte, ma allo stesso tempo non capisco come a chi piace leggere non piacciono i saggi sulla letteratura, cioè mi sembra obbligatorio quasi, e non intendo tipo Amanda che ha detto che non legge i saggi, quello lo capisco. In realtà mi ispirano molto come genere, ma mi spaventano, leggo già per studio, ho paura di annoiarmi, se poi devo anche leggere saggi. Sì, ma di obbligo non c'è niente, ovviamente. Intendevo dire soltanto che credevo di vincere facile andando sui saggi di letteratura, avendomi chiesto i saggi. Cioè, uno se mi chiede i saggi, io credo che saggi dovrei proporre, cioè, nel senso, sul bosone di Higgs. Cioè, nel senso, è difficile. Cioè, deve interessarti la tematica, intendo dire. Oltre 600 pagine di saggio. Sì, infatti nemmeno io sono molto la tipa da saggi, dopo le robe studiate evito di prendere saggi, preferisco però quelli letterari a quelli scientifici, sicuramente leggo più volentieri i saggi sulla letteratura. Ma sarà che io, essendo ignorante, non avendo fatto lettere e avendo sempre sognato di far lettere, diciamo che così credo di compensare in qualche modo la mia ignoranza. I saggi che leggo sono titoli legati ai libri o qualche epoca storica, per esempio mi sono preso un saggio sull'epoca romana della Cantarella, sì esatto. Ti sei perso il messaggio, per me è un romanzo. Ah sì. Questo l'ho visto live in libreria, l'ho sfogliato e impostato da romanzo. E non sembrava così interessante. Ma quello ormai ce l'ho, quindi devo leggerlo per forza. Quindi è un romanzo, quindi mi tocca leggerlo da sola, ho capito. Va bene. Io non leggerei un saggio scientifico perché in primis non ho le basi per leggerlo, idem. E poi perché non mi interessa proprio l'argomento, idem 2. Capisco bene, così anche per me. Vi devo dire che col passare degli anni inizio ad essere più interessata a certi saggi storici. Gli storici mi interessano. Potenzialmente mi interessa tutto quello, la roba umanistica mi interessa. Quella scientifica effettivamente non capisco perché leggere un saggio scientifico io, cioè sono una capra nel senso. Non avrei mai pensato. All'inizio di una recensione un saggio che si legge come un romanzo eccezionale. Ok, sì, però vai a capire come l'hanno impostato, perché la gente non sa mica cosa legge. Non posso dirtelo con certezza, ma mi era parso proprio che fosse un romanzo, ok. Vabbè, lo inizierò, l'unica possibilità è quella. Ora vai a capire chi ha ragione, l'ho solo sfogliato, non letto. Certo. Scusate, leggiamo l'estratto, leggo un attimo. Dai, questa qui è l'introduzione, è completamente inutile. Vabbè, ok, grazie mille.
vado avanti. Allora, le altissime torri abbiamo detto. Io, tu e le piramidi. Questo è di Anna. Ci hai chiarito le idee. Esatto. Io al contrario sono una capra in letteratura e quindi ho paura di non capirli. Scientifici, se trattano di natura e animali, mi sento più preparata. Quelli sugli animali diciamo che non li leggo, ma mi ispirano. Infatti alcuni li ho, o almeno uno ce l'ho. Perché appunto... Però non so niente io, sono completamente ignorante, è proprio solo interesse. Allora, io tu e le piramidi. 8 meno, bel voto. Sam, io 20 minuti devo scappare in palestra, riesci a lanciarmi in contemporanea a quelli prima, così ti parlo almeno di qualcuno dei 5 e non posso scrivere mentre guido. Sì, allora, dov'è che sei te? Zafon, l'ombra del vento, il tuo primo. Scrivi pure così commentiamo insieme. Letto per collaborazione, pensavo che mi sarebbe piaciuto meno, se devo essere sincera. Ok, ottimo. Beh, 8 meno, un bel voto. Ah no, ok, ma sono tra poco. Sì, sì, ma cioè, visto che c'è gli indifferenti, oggi siamo lenti, se vuoi andare vai pure. No, allora attendo il mio posto. Va bene, però in caso scrivi pure quando vuoi. Dipende dalla preparazione e dagli interessi di ciascuno. Sì, certo. Però la letteratura è l'interesse di tutti quelli che leggono. Cioè, non capisco. No, vabbè. Bea l'ha detto, quindi è così, ma non riesce a entrarmi in testa. Sì, assolutamente d'accordo. La trama è carina, ma non è quello il punto forte. Secondo me ha un bello stile, soprattutto per essere il primo libro. Bene, interessante. Cantante, musicista e produttore, c'è scritto. 146 pagine, quindi breve. Nulla di, io ne ho letti alcuni e effettivamente erano... Ah, guarda, ci sei te. E effettivamente erano fatti bene. Ma se ci sono queste due recensioni qui. Sam, di questo discorso sui saggi della letteratura ti spiegherò motivando bene su Telegram, ok? Ricordamelo che poi mi spiego a dovere in separata sede che qua se no in causa. Sì, va benissimo. E aspettate che mi è venuto in mente che il fidanzato non sa il cibo. Arrivo, eh? Scusate, ma è importantissimo perché se poi non mangio è grave, molto grave. Sam, se hai bisogno di sponsorizzare saggi sulla letteratura ti aiuto. Esatto, anche io voglio sapere, no, più che altro te me li devi dire. Ha uno stile molto particolare, con viaggi e sfilze di parole, molto descrittivo. Lui è un cantautore, ha rispecchiato nella scrittura del romanzo. Non penso possa piacere a tutti, in alcuni punti un po' esagerato. A me ispira, devo dire, poi non so se è il mio genere, però detto così mi ispira. Secondo me tutto sta nel non concentrarsi troppo sul significato delle singole frasi, ma di lasciarsi un po' trasportare. Un po' come se fosse una canzone, cioè magari cioè capire il contesto generale, non che non si capiscono le frasi, però a volte magari è il mood che ti porta. Beh, interessante. Come sono in cartaceo questi libri? Perché io li ho letti soltanto in digitale. Come sono, Anna? Cioè dentro come sono fatti? Sono carini? O cioè la grafica, quelle cose lì, perché io non le ho proprio mai visti dentro. Le ho letti soltanto in digitale all'epoca in cui leggevo in digitale per collaborazione, brutta epoca. Ha uno stile molto particolare, l'ho già letto. Secondo me tutto sta nel non concentrare, l'ho già letto. Ok, ottimo, non era comparso niente. Bea, intanto scrivi anche te della non mi ricordo mai come si chiama, L'ombra del vento, perché mi sa che sennò non facciamo in tempo. Difetti, a volte un po' esagerato, come dicevo nello stile, titolo completamente scollegato dal romanzo, ok, richiama un evento extra libro importante per l'autore ma non condivido la scelta, sì, neanch'io effettivamente detta così, e struttura fino a metà libro un po' difficile da capire, ok, beh, sono difetti accettabili, cioè il titolo alla fine non è importante, le altre due cose sono accettabili, anzi, positive. Sono formato stile iperboreo, cioè un po' allungate anche se meno di iperboreo, ok.
L'ombra del vento, voto 7,5, inizia benissimo, una storia super intricata e vincente, ma poi verso metà si perde. Comunque pensavo mi piacesse anche meno prima di iniziarlo. Ma che casa editrice è? Me lo sono persa. Nulla di e nullo di, non mi ricordo se si dice nulla o nullo. Cioè, l'ho letto... Nullo di. Nulla di, c'è scritto qui. Ah, ok, mi sembrava nullo. Dalla... ecco perché non lo so. Perché da una parte sembra che ci sia scritta una cosa, dall'altra l'altro. Comunque, nulla di. Lo stile è semplice, ma quel semplice da libro per ragazzi. Aspetta che sono in pagina sbagliata. Intanto, Anna, se mi vuoi scrivere qualcosa sugli indifferenti, scrivilo pure. Quindi voluto e non fatto male, trama carina ma non eccezionale come dicono in molti. In ogni caso promosso e consiglio come lettura soft e avvincente. Lo proverò in audiolibro, mi sa. Però io ho il terrore che non mi piace. A me è piaciuto molto questo di Zafon, poi parlano di amore per i libri, sicuramente gli avrei dato 8 minimo allora, anche oggi. Da cos'è che ti è piaciuto Simo particolarmente? Struttura, stile, trama, tutto insieme. Io L'ombra del vento l'ho adorato, ma poi non sono mai andata avanti con la serie. Ma pensate, come mai avendolo adorato non hai avuto la spinta di andare avanti? Sì, nulla di. Anche di Zafon non ho ancora letto nulla. Io ce l'ho, ma non credo che lo leggerò in cartaceo. Sì, ecco, lo consiglio in audiolibro perché è letto da Bocci. Ormai Bocci è diventato il nostro narratore ufficiale. Io uguale cucca, ma solo perché ho troppo da leggere per farmi le saghe, eccetera, eccezioni particolari. Sì, quello lo capisco, però effettivamente quando sono belle, il fatto che ci siano più libri è ancora meglio. La struttura e la trama sono belli, ok. La struttura è positiva, la trama a me frega poco, però la struttura almeno mi rende tutto un po' più interessante. Zafon devo decidermi, forse mi butto su uno prima della fine dell'anno, ma non assicuro niente. Secondo i piani della mia testa, a dicembre dovrei leggere 500 libri. E invece, secondo i piani della mia testa, a dicembre non leggerò nessun libro mio praticamente, ma soltanto quelli obbligatori, quindi sono già stressata. Praticamente credo soltanto le prime 2 di gennaio, prima che inizino i GDL, avrò un po' di libertà di lettura. Quindi Delillo, 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 Delillo. Però su molte cose è mediocre, ok? Anche l'ambientazione è bella. Sì, l'ambientazione lo dicono un po' tutti, eh? Però non sono una molto affascinata dall'ambientazione io. Cioè, nel senso, se è resa bene stilisticamente, sì, però se stilisticamente non mi convince, allora neanche l'ambientazione me ne frega molto. Anch'io ho letto solo questo, ho recuperato poi gli altri in audiolibro. Brutto sicuramente no. Ma sicuramente manco un capolavoro su via. No, la spinta ce l'avevo, ma non avevo i successivi. Poi è passato il tempo e ora che li ho tutti non sono molto attirata perché è passato tempo pure di non ricordare nulla. Ci vorrebbe un GDL, insomma, ma non lo faccio, quindi non dico niente perché non credo che riuscirei a resistere. Pure io mi sto ripromettendo di leggere di tutto e di più, ma va a finire che non leggerò quasi nulla. Beh, dai, almeno avete la spinta, la voglia, dai. La speranza anche. Anna lì, dobbiamo bloccare il tempo, ma non quest'anno, fra qualche anno, quando saremo tornati alla normalità, faremo valere un anno 3 corrompendo il divino nelle dovute sedi, magari, veramente. Raga, vi butto anche il prossimo libro, nel frattempo non finisco più, vai Bea. Gli indifferenti, voto 8, aspetta che vado. Gli indifferenti, voto 8. Mi è piaciuto molto, me lo aspettavo noioso e pesante, invece assolutamente no, infatti, pesante per niente. È assurdo che l'abbia scritto 20 anni circa. Stile meraviglioso, riflessioni esposte benissimo. Tutto dei personaggi e atmosfere volutamente fastidioso. Vero? Poi Bea ha detto il suo. Il genio non esiste. Che è questo. A proposito dei saggi non letterari. Il genio non esiste. Voto 8. È un saggio di un divulgatore scientifico che amo. Lo preferisco però quando parla che non quando scrive, come molti divulgatori peraltro. Lui è super simpatico e intelligentissimo. Ve lo consiglio però su YouTube perché ha Audible sui podcast omonimo. Ah, tra l'altro, Beati, volevo dire che intanto lui l'ho scoperto su TikTok. Quindi scusami, ma io lo seguo su TikTok perché YouTube non è mio e i podcast li odio. Però invece su TikTok ce la posso fare. Quindi in realtà. Visto che me ne avevi parlato e l'ho trovato per caso, non l'ho cercato, lo sto seguendo, però su TikTok fa roba molto mini, ovviamente. Non serve essere scienziati per comprendere, anzi fa apposta ad usare un linguaggio per tutti. Lo seguono anche le mie cuginette che vanno alle medie, per esempio, anche se dice molte parolacce. Insomma, secondo me Moravia rende alla perfezione quello che voleva trasmettere. Sì, lo penso anch'io, sono d'accordo. Io mi offro per una rilettura dell'Ombra del Vento.
Io ancora non ho mai letto Zaffon, quindi chissà, sulla carta dovrebbe piacermi, ma boh, mai avuto occasione. A me gli indifferenti sono piaciuti tantissimo, qua Moravia ha scritto un gran capolavoro, decisamente più scorrevole di altri, come La Noia. Io sono curiosissima di leggere quelli dopo. Anche io Moravia me lo immagino come pesante, mi avevano fatto leggere qualcosa a scuola e mi era rimasta questa impressione, non so. Gli indifferenti è leggerissimo, non è pesante. Moravia ho letto anteprime e piace. Anche Moravia, altra grande lacuna per me. Noi l'abbiamo, io l'ho letto nel GDL, soltanto, sono da, insomma, da poco relativamente, sono anch'io, avrei la lacuna. Io su YouTube ho visto alcuni video e mi era piaciuto molto, soprattutto quello sui panda. Dite che ci sta leggere Indifferenti su Audible? Sì, secondo me sì. Non so chi lo legge, però secondo me volendo sì, perché c'è un libro facile. Ma c'è su Audible? Non lo vedo. Boh, qui non lo vedo. Tra l'altro Moravia c'è anche su Kindle Unlimited, ce ne sono tanti. Infatti io li stavo puntando su Kindle Unlimited. C'è La Noia, La Vita Interiore non c'è però. Mannaggia. Vabbè, poi ce ne sono altri di Moravia. Ne avevo visti. Io devo provare la ciociara anche se ora sento che non è il momento, sì, anch'io uguale. Quello sui panda fa morire, l'ho mandata a Sam, ma non l'ha visto, no, è vero. Grave lacuna, Samantha, molto grave. Scusate, ma io, cioè, io quando vedo YouTube, cioè, mi rompo le scatole soltanto a caricare, non ce la faccio. Io, cioè, ci sono delle cose che ho delle fissazioni, cioè, non c'è nessun motivo per cui non mi interessano, ma non mi interessa di base, cioè, non riesco a guardarle le cose. Cioè, c'è tipo un video di Umberto Eco che parla dei classici che mi ha mandato Matteo tipo 5 anni fa ormai e non l'ho mai guardato. E continua a ripetermelo ripetutamente. Te non sai cosa sono i classici per Umberto Eco perché non hai mai visto il video che ti ho mandato. Cioè, ed è Umberto Eco, quindi mi interessa, però il fatto di vederlo in un video mi annoia. E lo dico io che sto facendo i video e le dirette, quindi nel senso, bella vendita. Scusate, vedevo quello a 0 euro, pensavo fosse Audible, non Kindle Unlimited. Ah no, magari c'è, però cioè, magari non c'è su Audible. Penso che sia pesante a livello di trama. Notre Dame de Paris, ok. Intanto Bea ci ricorda che non dobbiamo cazzeggiare. Notre Dame de Paris, pensavo fosse palloso, invece mi ha coinvolta tantissimo. 8,5, credo di averglielo dato anch'io. Bellissime le descrizioni, anche se a volte sono veramente un po' prolisse, ma fatte benissimo. Alcune scene sono divertentissime, mentre altre sono super cupe. Peraltro io questa storia la conoscevo solo tramite il film Disney ed è completamente diversa, concordo. E ci sono rimasta malissimo, soprattutto il finale non c'entra niente il personaggio di Quasimodo. Lo stile di Hugo è fenomenale, Sam, non me ne volere, ma l'ho trovato molto più moderno di Dosto. E vabbè, di Bronte, nonostante lui scrivesse un bel po' di anni prima. E qui l'ho trovato anch'io molto moderno. Allora, per me non è una gara a livello. Cioè, stilisticamente per me Dostoevskij non è moderno. Secondo me è moderno di cervello, di trame, di genere, eccetera. Stilisticamente non lo trovo moderno e per me è un pregio, perché i classici per me scrivono meglio. Detto questo, Hugo per me scrive benissimo. E in Notre Dame de Paris scrive divinamente. Ma ho letto altro di Hugo e non scrive nello stesso modo, ma non so se poi questo sia più avanti, magari, e quindi fosse più complesso per questo motivo o altro. Quindi aspetta a dirlo. Se ti interessa l'audiolibro è su Radio Rai Play, magari quando ti scade Audible ed è ben fatto. Ho visto il film e sicuramente sì, se lo leggo prima di te ti farò sapere. Sì, scusate se mi metto il pepe al, ma devo scappare, volevo buttarvi lì tutti o quasi. Ma Hugo ama tantissimo fare digressioni e descrizioni prolisse. Ce ne sono alcune nei Miserabili che sono davvero pesanti. Non vedo l'ora di leggere i Miserabili. Hai letto tantissimo, complimenti. Notre Dame, libro letto diversi anni fa, piaciuto. Sì, non è una gara, ma conta che ho letto in contemporanea Dosto Bronti e Hugo, quindi mi viene spontaneo fare il paragone. Ci sta. No, quindi questo è il più bello? No, io non ho letto i Miserabili che dicono essere il più bello. Ma quelli più piccoli, secondo me, non sono all'altezza neanche stilisticamente. Non che siano scritti male, stiamo parlando di Hugo, però dico, qui sono d'accordo con te, però secondo me non è sempre così. No, anzi, questo è il primissimo che ha scritto, gli altri molti anni dopo. Ecco, pensa a te, non lo sapevo. Per i Miserabili si può sperare in un GDL nel 2100. Sì, nel 2100 può essere. Ma lo voglio leggere, quindi non lo escludo nei GDL, non ce l'ho, però c'è cioè, tanto il prossimo anno lo sapete che non c'è, però insomma, quindi non so se il prossimo anno potrò comprare il libro, onestamente, ma vabbè.
in caso magari. Secondo me i Miserabili sono decisamente superiori a Notre Dame, lo dicono tutti, tutti. Quindi io sono curiosissima per quello, perché per me Notre Dame è già talmente grande che pensare a un libro ancora meglio è assurdo. Anch'io punto GDL per i Miserabili, ok, lo segno. I Miserabili sono fantastici, non saprei neanche da dove cominciare per descrivere i Miserabili. Meglio di così è difficile, cazzarola, sono d'accordo. Infatti anch'io sono curiosissima. Ok, risposta adesso per il cibo. Ok, vai pure avanti con... infatti prima c'era un nuovo follower, non ho visto. Raga, devo scappare, vi dico giusto due parole. Fate domande nel caso, la sovrana elettrice voto 7,5, la camera azzurra voto 7,5. Ma non puoi, cioè, se non puoi scrivere che cosa... Cioè, nel senso, lo facciamo la prossima volta diretto, no? Vi rispondo mentre cammino verso la macchina. Vabbè, ma già che sta fretta, falli bene, no? Facciamo la prossima volta, non è un problema. Cioè, la camera azzurra voglio sapere tutto. La sovrana elettrice anche perché l'ho letto e quindi voglio sapere la tua. Comunque, 7,5 hai detto, 7,5. Ok, quindi stesso voto. Non vedo l'ora di leggerlo, allora mi manca anche Ugo, troppi libri da recuperare. No, Ugo è sicuramente da provare. Sto camminando, non ci sarà una prossima volta, non ci sono. Cavolo, è vero. Ciao, Granduca. Bea, la sovrana elettrice. Allora, la camera azzurra perché ti piace meno? Perché so che ti piace meno degli altri Simenon. Cos'è che non va rispetto agli altri Simenon? E visto che piace a tutti, lo sai perché piace a tutti? Tendenzialmente è uno di quelli che vengono preferiti di Simenon. Quindi te ti sei fatta un'idea da questo punto di vista. La sovrana elettrice perché 7,5 ti è piaciuto? Cioè, l'hai trovato divertente, ma non molto profondo? Oppure qualcos'altro? La sovrana elettrice mi è piaciuto, la camera azzurra mi ha deluso, forse avevo aspettative troppo alte. Io ho ascoltato entrambi, la sovrana elettrice l'ho finito, mi è piaciuto ed è stato divertente, anche io gli ho dato 7,5. Mentre la camera azzurra l'ho abbandonato e ascoltato in audiolibro perché non capivo niente, non capivo. La sovrana elettrice mi era piaciuto tanto, mi aveva fatto ridere tantissimo, questo lo capisco. Allora stasera dei vocali per commentarli, esatto, mi sa che ti toccherà. O dei messaggi con commento. La camera azzurra è il mio preferito di Simenon, invece piace a tutti. Esatto, perché è molto simile a Follia per chi l'ha letto. Ah, ok. Troppo amore folle. Gli altri Simenon sono introspettivi in modo diverso, ok. La sovrana elettrice l'ho ascoltata in audiolibro ormai quasi 2 anni fa. Non mi ricordo molto, ma mi ricordo di averlo trovato carino e divertente. Non avevo aspettative, credo di aver dato lo stesso vostro voto. Sì, stessa opinione mia. La camera azzurra è molto particolare, in effetti forse è meglio leggerlo che ascoltarlo, Sam. Io non stavo capendo, non riuscivo a capire. Poi adesso non mi ricordo molto, però non capivo, non capivo la trama. Poi magari bastava andare un po' avanti, ci sarei arrivata, ma mi sembrava di rovinarmelo, visto che tutti dicevano che era talmente bello. La camera azzurra è un giallo che mi ha ammosciato, il giallo non dovrebbe darmi questa sensazione, decisamente. A fine ripasso vi dirò in ordine dal migliore al peggiore Simenon, non vedo l'ora. Sono curiosissima, proprio vorrei fare una diretta soltanto, cioè diretta Simenon, dove io non parlo però perché non li ho letti. La sovrana elettrice, ma solo 7,5 perché è simpatico ma nulla di che, ok. Simenon dovrò leggerlo, ma mi sa che vado d'accordo più con Carrer. Carrer devo ampliare. Allora, se è simile a Follia lo voglio leggere, Follia mi era piaciuto tantissimo. A voi era piaciuto di più la sovrana? No, uguale. Mi è piaciuto uguale a te, quindi... Cioè, sono molto nella tua descrizione. D'accordo sulla sovrana elettrice. Sì, siamo un po' tutti d'accordo. Perché è fondamentale, non è un giallo, non il solito giallo, è più introspettivo e mentale. Diciamo che detta così a me fa venire in mente un altro di Simenon che io ho letto, che a me era piaciuto da morire. Però non so. Similissimo a Follia, ma Simenon è potenzialmente più bravo di McGrath. Lui può fare di meglio. Ok. Diciamo che già se la trama, cioè, insomma, è amore, anche se è folle, mi interessa poco. Ha fatto di meglio, lo so. Uguale, direi bello perché fa ridere, ma non un capolavoro sicuramente. Quindi lo studio. Lo sgrido, ok. Ci riproverò. Va bene. Proverò prima o poi la camera azzurra, anche se non so come, visto che comprarlo mi scoccia sempre. Grazie Bea, buona palestra allora. In caso poi scrivetele sul canale Telegram o gruppo Telegram della diretta, così poi scopriamo insieme che cosa ne pensa e risponde.
Allora, intanto gli ultimi della steppa al 34%, Samantha non guardarci, Samantha non guardarci, Samantha non guardarci, perché purtroppo a me c'è cioè, questa autrice, non ho ancora letto niente, ma visto che sono tutti quanti sugli animali e io li adoro, come Amanda del resto, cioè mi ispira troppo, cioè, non sugli animali, però nel senso ci sono gli animali in copertina, eccetera, e quindi niente, cioè io voglio, lo voglio. Quindi Amanda dimmi che fa schifo, ti prego. Ok, sono contenta che siamo tutti in linea con la sovrana, sì, esatto. Resta in ascolto, raga, e vi rispondo a sprazzi, ok? Cazzarola, mai visto questo, è solo della copertina mi ispira. Questo qui è la stessa della storia delle api, che era stato in sconto a 2,990 con Feltrinelli slash Marsilio. E io l'ho comprato e non l'ho ancora letto. Quindi non posso comprarlo. Voto direi 7,5, ok? Molto bello, ma diverso da come me l'aspettavo. Beh, 7,5 però non è molto bello. Cioè, almeno secondo la mia scala, 7,5 è... carino, ma stavo bene anche senza. Non ho presente quello delle api. Vabbè, cioè adesso magari non l'hai mai visto, perché se non l'hai visto nella promozione, magari non lo sa, non lo conosci. Però è questo qui, la storia delle api. Non riesco ad aprirlo. È questo qui. E ce l'ho? È lì, è uno di quelli che voglio leggere di più, ma non lo leggo. E se l'avessi letto adesso saprei che se mi piace la scrittrice a livello stilistico, e così mi comprerei anche questo, che continuo a vederlo in giro e a desiderarlo ardentemente. Non ho presente quello delle api, i cavalli ci sono abbondantemente, ma sono più che altro il filo che unisce le tre storie. Ok. Aggiungo, mi ero dimenticata della sovrana, è bellissimo il finale, proprio le ultime tre righe. Sai che non lo ricordo, l'ho rimosso totalmente. Chissà, sa, me lo sono dimenticato totalmente. Ah, per me 7,5 è molto bello perché poi ci sono i fantastici, ok? Va bene. Ah, perché 7,5, cioè per me è non sei arrivato all'8, nel senso, cioè potevi arrivare a 8 ma non ci sei arrivato. quindi 7,5 è molto bello 8, proprio, però 8,5. Vi devo salutare, mi sa. Ciao Jessica. Io ho un vecchio libro sulla psicologia dei primati, riuscirò mai a finire di leggerlo? Sì, ce la fai, Simo. Dopo, se me lo ricordi, ti dico le ultime tre frasi in privato. Sì, 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 tanto l'ho già letto. Tra l'altro, avendolo ascoltato, nel senso, cioè, rimuovo anche più facilmente. Ok, questo qui mi ispira, però dovrò prima leggere l'altro per vedere se mi piace. Poi, Il patto di Michelle Richmond, sempre di Amanda. Anche questo qui in sconto. Maledetta Amanda, non devi leggere i libri che sono in sconto, perché altrimenti poi mi viene da comprarli. Allora, forse stasera rimangio la pizza dopo secoli in emozione, che bello. Che pizza ti prendi, margherita o più complessa? Stile semplice, scorrevole, nulla di particolare, bello il fatto delle tre trame completamente separate perché sono in epoche diversissime. È quello di prima, credo, o no? No, lascialo lì, va bene, va bene. Voto 5, terribile, terribile. Ok, niente, questo niente. Grazie, grazie per l'avvertimento, Amanda. Va bene, quindi quello di prima consigliato, molto bello, mentre questo qui, no, lascialo lì, va bene. Ma quello stile semplice, scorrevole, nulla di particolare, bello il fatto delle tre trame completamente separate, di quale dei due libri è? Perché io non lo so mica la trama dell'altro, non c'entra niente, cioè non è l'altro, è questo, quello delle tre trame separate. Thriller in teoria, in realtà marito insicuro che si spara pipponi sul matrimonio, terribile. Va bene. Truly joy in the deep. Ah, pizza senza lattosio, senza glutine, sicuramente vedrò cosa mi ispirerà, ok. Stile semplice eccetera degli ultimi della steppa. Ah, ok, ok, va bene. Ok, ah, devo provare. Ok, questo qui niente, allora cancelliamolo dalla memoria. Il genere di Dio, a chiesa la teologia alla prova del gender, di Selene Zorzi, questa è di Camilla. Aspettiamo l'opinione di Camilla. Ciao Jessica, ciao, buona pizza. Aia, allora. Vai Cami. Intanto vediamo che cos'altro abbiamo. Abbiamo quelli di Camilla,
Poi c'è quello di Arianna. Arianna era questo qui o questo qui? Quello che era, avevi letto la graphic novel, no? Giusto? Perché era quello che avevi detto, mi sembra. Poi vabbè, c'è Omero Eliade e poi ci sono i due di Monica. Ce la possiamo fare. Ok, andiamo intanto se Cami ha scritto. Allora, premetto che io sono agnostica ma curiosa. Ok. La graphic novel, ok, perfetto. Questo di sicuro è di Cami, mi interessano tutti da quando gliel'ho visti leggere su Goodreads. Cami, ti osservo assiduamente. Ok, agnostica ma curiosa. Ma i miei li possiamo fare anche la settimana prossima. Adesso vediamo cosa riusciamo a fare. Non so se il fidanzato ha prenotato il cibo e a che ora arriva. A seconda di quando suona, dobbiamo, cioè devo per forza andarmene. Ma i miei li possiamo fare anche la settimana prossima, già ho detto. Papà. Che ti mangi stasera, Sam? Credo il sushi, credo però, perché onestamente non avendone parlato con fidanzato prima, sono alla sua mercé. Cioè, doveva ordinare lui, quindi quello che ordina, ordina. Però probabilmente sushi. Perché di solito il lunedì è sushi. Perché c'è anche un temaki gratis. Questo libro è interessante. Selene Zordi è una teologa femminista. Ha coordinato l'associazione teologhe italiane per anni. Sì, idem. Idem cosa? Il sushi? Una buona. Buono, beata te, sì. Anche se ne prendo poco perché il sushi. Cioè, ne mangio sempre pochino per non esagerare, per non fare la maiala, perché nella pizza è quella la quantità, ma al sushi cerco di fare meno, quindi poi ho sempre fame quando ho finito di mangiare, però perlomeno è buono. A Milano i sushi sono tutti chiusi sempre e solo il lunedì invece, come i parrucchieri. Invidia. Ah, da me sono chiusi il martedì. Sono tutti chiusi il martedì, non so perché, non so per quale motivo, visto che da noi è tutto chiuso il lunedì. In realtà i ristoranti sono tutti chiusi la domenica, che è una cosa odiosissima, perché la domenica la gente esce, non capisco i ristoranti che chiudono la domenica che problemi abbiano. È ovvio, cioè praticamente la domenica è tutto quanto un cosa mangiamo? Ah, quello è chiuso, ah, quello è chiuso, ah, quello è chiuso, praticamente si va nell'unico posto libero, aperto. Ma come la domenica che senso ha? Esatto, me lo chiedo anch'io. Cioè è proprio da idiota idiota come cosa, però sono chiuse le cose. Ma come chiusi la domenica? Esatto, a pranzo è chiuso. Vabbè, voi non avete una storia di piadina, però allora dovete sapere che in Romagna ci sono 10 miliardi di piadinerie, questo lo saprete. Le piadinerie, cioè, almeno per la mia personale esperienza, cioè, sono il posto dove si va a mangiare in qualunque orario, in qualunque momento della giornata, e la domenica non si sa per quale motivo chiudono. Cioè, sono tutte chiuse le piadinerie la domenica, come se uno non volesse mangiare la piadina di domenica, quando in realtà se sei da me praticamente, cioè la piadina la vuoi mangiare sicuramente qualunque orario, figurati la domenica. E invece no. Quindi la domenica praticamente non si mangia la roba che ci piace. Questa associazione fa un sacco di corsi interessanti, scoperti grazie a Elisa Belotti su Instagram. Lei ha anche un podcast che si chiama Christian, l'asterisco. Oddio, è andata avanti, non l'ho letto. A chi che parla di teologia queer, ok? Non hanno bisogno di soldi, esatto, non hanno voglia di lavorare. No, a Milano lunedì soprattutto i sushi, gli altri non chiudono proprio. Io darei un braccio per essere a Milano. Io vivo nella tundra, qui abbiamo solo un bar, zero ristoranti, zero consegne a domicilio, non lamentate. Guarda, Amanda, io fino all'anno scorso abitavo esattamente in un posto dove c'era un bar e il bar era della mia vicina di casa. E non c'era proprio niente e lo odiavo, cioè era lo schifo più totale. Ci siamo trasferiti apposta perché non ne potevamo più di vivere in quel posto del cavolo. Quindi adesso me ne vanto di essere a Ravenna a mezz'ora a piedi dal centro. Quindi sono vicino a tutto, le consegno a domicilio e mi lamento pure perché cioè è troppo più bello. Chiudono la domenica per andare a mangiare fuori, forse trovando poi chiuso. Esatto, dove vanno? Dovrei chiedere a loro dove vanno. Questa cosa assurda, diventa sindaca di Ravenna e impone chiusure sensate ai ristoranti, veramente.
Dove vivi? Diciamo che con questo libro, ma comunque dove vive Amanda è uguale al posto, cioè io comunque vivevo sempre in provincia di Ravenna, quindi nella stessa provincia dove vivo adesso, ma era 30 minuti da qui in macchina e non c'è niente, cioè devi arrivare qui praticamente per avere le cose, oppure 30 minuti dall'altra parte per arrivare a Forlì. E quindi era lontanissimo tutto, mentre adesso io vado a piedi ovunque e ho tutto, però comunque Milano-Torino ovviamente c'è più roba. Diciamo che con questo libro ho scoperto cose nuove, ma soprattutto riproposte in diverse prospettive, ma anche ad esempio come cose basiche tipo maschi e femmina di Uli Creò. Quassolo, torinese, Piemonte, 2 abitanti e uno forse morto. In Piemonte mi piacerebbe un sacco vivere, però io voglio vivere a Torino. Anch'io qui da me non ordino mai perché non c'è quasi nulla. A Bologna ordinavo spessissimo, che nostalgia. Ecco, noi invece abbiamo iniziato da quest'anno, per quello che ordiniamo spesso, perché cioè, io per 30 anni non l'ho fatto, quindi adesso che posso, voglio e esigo farlo. Io amo vivere qui, però quando ho fame piango, ok? No, io invece odiavo proprio in quel posto, cioè, l'ho proprio odiato dall'inizio, io sono tipo alla città. Poi analizza, infatti quando leggo tipo le cose, la gente in città non è felice, cose così, volevo dire, cioè, beh, mi hai vista? Cioè io ho cambiato casa da un anno e la mia felicità è aumentata del 10.000% soltanto per la casa, e non per la casa in sé ma per il posto. Poi analizza in maniera breve come le associazioni cattoliche sono arrivate a parlare di teoria gender senza chiaramente alcuna base. Ah, immagino, sì. Ragazzi, vi saluto perché mi sta salendo la febbre, mi dispiace Ari. Mi vado a buttare in relax sperando che non salga, spero tanto. Ciao, grazie per la compagnia. Ciao, guarisci subito. No, come la febbre, cavolo, mi dispiace. Sembra interessante, voto, me lo sono persa. Io avevo letto su questo filone l'estratto dell'ipotesi neocattolica che voglio assolutamente comprarmi, che mi sembra molto più completo ma più difficile. Ok. Torino è bellissima, io sono anticittà e poi potrei mettere le bestie. Certo, se avessi cavalli, effettivamente anche a me piacerebbe stare in campagna perché pur di avere i cavalli. Vado avanti. Fratelli Karamazov, dove Camilla mi spezzerà il cuore, anche se me l'ha già spezzato con quel 7 meno. Gli altri non l'hanno ancora finito, quindi diciamo poco perché ovviamente aspettiamo che l'abbiate finito anche voi altre. Però intanto sentiamo Camilla. Perché non ti è piaciuto? Ti prego, Cami, cerca di non parlare del finale che mi mancano le ultime 50 pagine, ma voilà, stiamo attenti, non ti preoccupare. Capisco bene, tutte quante le altre volte sono io che non l'ho finito e ho sempre il terrore, ma poi voi siete sempre bravissime. Curiosissima di Cami, io penso darò 7,5-8, vediamo come si gioca le ultime 100 pagine, potrei finire stasera, anche io non l'ho finito. Ah, non ve l'ho detto, domani c'è la diretta da lettura, dopo domani lo ufficializzo, però domani c'è la diretta da lettura perché avete votato tutti quanti così, cioè ha vinto domani. Quindi domani alle 9:30 c'è la diretta da lettura, a meno che, cioè se riesco, perché devo essere sicura perché essendo fatto all'ultimo, però forse sì. Quindi decidete anche cosa leggere domani. Diciamo che questo libro presenta delle inesattezze a livello di termine sulle persone trans, ok, quell'altro ovviamente, però ci sono passata sopra perché il target non è proprio il mio, che sono ferrata, ho capito. Quindi dici che cioè, voluto, nel senso che è soltanto per farsi capire meglio da chi non capisce bene. No, certo non pensavo che rivelasse il finale, però anche dire bello, brutto e inaspettato mi crea delle idee. Non pensavo che rivelasse il finale, però anche dire bello, brutto e inaspettato mi crede. Ah, ok, va bene. Sì, capisco il discorso. Domani 21:30 dovrei esserci, ma vi do conferma. Sì, tra l'altro devo darvela anch'io perché appunto non ho ancora parlato con fidanzato, menti che c'è qualcosa che non so. Allora, prima di iniziarlo, avevo detto a Sam che io l'avevo visto a teatro e mi era piaciuto tantissimo, seppur non ricordassi nulla. Sì, è voluto per il target. Ok, va bene. Quindi non è, diciamo, un contro dal punto di vista di conoscenza, ma un contro, cioè, se ha voluto, insomma, un po' piacere o non piacere. Nel tuo caso, ovviamente, essendo esperta, ti ha dato. Non ti è piaciuto questo, giustamente. Allora, ha voluto per i target. Quindi, avevi visto teatro? Intanto ti invidio tantissimo. Io non l'ho visto e sarei molto curiosa di vederlo. Allora, quello di Arianna dopo non lo facciamo, intanto che aspetto Cami. Dopo c'è un altro di Cami, poi c'è quello di Arianna, ma non lo facciamo perché Ari sta male, poverina. Quindi vado via con le cose, poi dopo c'è quello di Monica, quindi se Monica c'è ancora, forse ci arriviamo.
L'avevi scritto da poco, bello per domani, quindi ottimo. Purtroppo mi era piaciuto molto di più a teatro, dove gli aspetti religiosi erano stati proprio tranciati via, sì, immagino, anche perché non avrebbe senso. Monica, se vuoi, scrivi già su Crossroads la tua opinione, così ci facciamo avanti. Beh, allora, intanto posso immaginare che a teatro abbia un effetto completamente diverso, quindi magari, avendo visto prima quello, magari avrei potuto fare anche un discorso di questo tipo. Tra l'altro, i discorsi filosofici e religiosi ovviamente sono pesanti, quindi capisco la differenza. E anche buona parte dei discorsi filosofici, ecco, esatto. Quindi il discorso lo capisco. Però nasce come testo letterario, diciamo, quindi lo sapete, o comunque lo dico tante volte, che nel senso, cioè l'opera teatrale io la considererei in base al testo, però ovvio che se lo vedi prima ti piace tanto e poi delle aspettative diverse. L'avevo trovato proprio più godibile e avvincente perché nel libro mi sono proprio impegnata in posto di finirlo per non arenarmi. Ci sta, se hai fatto fatica. Io devo dire che all'inizio non ero entusiasta, invece poi da metà, ma forse anche un po' prima di metà in poi, mi sono innamorata, proprio mi è piaciuto da morire e lo leggevo proprio volentieri. Infatti l'ho finito, che non dovevo finirlo teoricamente, ma l'ho finito perché ero troppo curiosa di andare avanti. Comunque a mani basse, personaggio preferito è I. Ok. Invece a me è il mio preferito, è quello che mi è piaciuto meno. Però credo che sia quello che è piaciuto di più alla maggioranza. Poi domani magari lo chiederò no, domani, giovedì lo chiederò nel gruppo di lettura. Ivan preferito anche per me. Credo che Ivan, anche da quello che era stato scritto un po' nel gruppo, altri sondaggi che avevamo fatto prima, sia il preferito di tutti. Io invece l'ho trovato il meno simpatico. No, meno simpatico non è la parola giusta, è simpatico, ma a livello di personaggio mi è piaciuto meno. Va bene, Monica? 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 A posteriori mi sono ricordata che anche a teatro era stato lui a piacermi di più, ecco. Mi sarei curiosissima di vederlo a teatro, mi piacerebbe proprio. Intanto ti chiedo anche per amnistia, così magari ce la facciamo, che non so quando dovrò andare via. Crossroads è la storia di una famiglia. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Crossroads, ok, è la storia di una famiglia americana anni 70. Non voglio dire troppo per non rovinarvi la lettura. Se lo leggerete, lo leggerò sicuro, adoro Franze. Per me è un 7,5, godibile anche se mi aspettavo qualcosa di più. Allora, io di Franze no Purity, leggerò quello. Se quello lì mi riconfermerà quello che ho pensato di Franze la prima volta che l'ho letto, cioè nelle correzioni, cioè sei divino stilisticamente, allora leggerò tutto quello che ha scritto e comprerò tutto. Se per caso Purity invece mi dirà, allora andrò a tentoni e ne comprerò soltanto uno. Quindi sono così, una via di mezzo. Cioè, credo che mi piaccia, però ho letto che Franzen ha, diciamo, due tipologie di scrittura. Fino a un certo punto ne ha una e da un punto in poi ne ha un'altra. E quello che ho letto io è quella prima. Quindi questo qui invece è l'ultimo che è uscito, quindi magari non mi piace. Mannaggia, pensavo un voto più alto per Crossroads. Sì, infatti, 7,5 è poco. Cioè, nel senso, credevo anch'io di più. Io non ho letto nulla di Franzen, ma voglio assolutamente farlo. Per me, stilisticamente, è proprio tra i più bravi. Quindi, comunque, anche Franzen è un cinema postmoderno, ve lo dico. Cioè, uno di quei postmoderni che non fa roba difficile a livello struttura trama, ma come idea postmoderno. Famiglia americana anni 70 già mi ispira, esatto. Dritto in wishlist. È molto intenso, le sensazioni che mi ha provocato sono state forti. Aspetta, credo che sia Amnistia quello di cui sto parlando adesso. Sono state forti e stanotte ne ho letto metà, mi ha tenuto sveglia fino alle 2. Che roba. Anche se ho le correzioni, ma ancora non l'ho letto. Bell Green. Ok, aspetta, arrivo. Allora, Amnistia è molto intensa. Allora, qui vedo, ha soltanto un voto a una stella, terribile. Le sensazioni che mi ha provocato sono state forti e stanotte ne ho letto metà. Quindi non è una trama. Cioè, scusa, è un romanzo. Credevo che fosse un saggio a guardarlo così. Invece è un romanzo, ok. Quindi coinvolgente, devo dedurre. Ho dato 8,5 solo perché avrei voluto che il finale fosse sviluppato più a fondo. Ok, beh, 8,5 altissimo, quindi molto molto buono. Ok, poi
Monica dice di Belle Green di Alexandra Lapierre. Aspettate che vi apro anche qui. Dice: veramente bello, una biografia molto interessante, vi consiglio di leggerlo, romanzata 8 e mezzo. Interessante. Ok, tutti e due i libri di adesso allora mi interessano. Anche Crossroads. Però Amnistia quindi mi interessa. Ma scusa, sono curiosa perché c'è una stella, è bassissimo. Quasi illeggibile. Nessun thriller, solo una narrazione caotica a dir poco, anche se innestata sul tema attualissimo dell'immigrazione clandestina dei paesi poveri e quelli ricchi. A Bea dovrebbe interessare questo, visto che ha letto quell'altro, anche se non è questa la trama. Ne ho letti 2/3, di più non ci sono riuscito. Beh, il fatto che tu non ci sia riuscito non significa che non si riesca a leggere, però... Scusate, sono curiosa adesso. Le colline della morte? Inconsistente. L'uomo che amava i bambini? Insopportabilmente melenso. La gang? Riscatto. L'uomo che morì 2 volte? Troppo inglese. Adoro. Ho appena trovato il mio recensore preferito. La spiegazione dei fatti? Un po' noioso. Nella polvere? Insomma. Vabbè, scusate, eh. Oh, voglia di tenere... No, ma no! Allora, ha dato a Larry McMurtry Voglia di tenerezza 3 stelle. No, no. Niente, basta. Non mi fido più di te, caro Giuliano. Mi dispiace, non mi fido di te. Se hai dato McMurtry 3 stelle, vuol dire che non capisci niente. Allora, scusa Giuliano, capisci ovviamente, però non apprezzo i tuoi gusti. Allora... Scusate, ritorno su quello che dicevate, ho fatto la scema un attimo. Molto crudo e zero romanticizzato, anche se l'argomento è soggetto a pietismo. Oh, apprezzo questa cosa. Apprezzo il crudo e apprezzo il zero romanticizzato, perché secondo me in certe tematiche il fatto che cerchino in tutti i modi di fare pietà, quando appunto la tematica è già molto sensibile, rende tutto troppo. Invece apprezzo questo. È la figlia di Dominique Lapierre, la scrittrice. Ah, non lo sapevo. Non lo sapevo. Ah, effettivamente Alexandra Lapierre. Dominique Lapierre non ho letto niente, ma ho un suo libro. Ok, anche questo in Wish sento già puzza di povertà. Cami, vado a votare a favore che mi fa pena. Esatto. Mister entusiasmo. Ma questo qualcosa piace? Ma di chi sono sti commenti ad ora? McMurtry 3 stelle, ma è da galera. Esatto, esatto. Non proprio, ma credimi, vale veramente la pena leggerlo. Franzen per me è delusione. So che non ti è piaciuto le correzioni. Tra l'altro l'autore è partito da storie vere... Scusa, ritorno indietro. Questo. Tra l'altro l'autore è partito da storie vere di clandestini che sono ancora tali e lui nei ringraziamenti si augura che stiano meglio e mi sono sciolta, immagino. È sempre bello questo. Quindi, ok, questo è molto apprezzato, mi piace molto il taglio che ha scelto. Crossroads a me ispira a prescindere, perché purtroppo con Franzen in questo momento sono in una fase di amore, anche se trovo che la copertina sia una delle più brutte di sempre, quindi spero che nelle Einaudi e Super ET quando uscirà, che tanto non lo compro prima, non ci sia questa copertina orrenda. Mentre Belle Green è interessante e sono curiosa, non ho letto niente di Dominique Lapierre ma mi ispira, quindi questi qui mi ispiravano tutti, ho fatto filotto. Tra l'altro l'autore è partito da storie vere di clandestini... Ah, l'ho già letto, scusate. L'ambientazione è Australia e Omato. Ah, bella, bella come ambientazione, piace anche a me. Ok, allora, soltanto quelli di Arianna non abbiamo fatto, ma Ari non c'è, quindi siamo a posto. Direi ok, siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta. Il mio cibo quando arriverà? Non lo so. Quindi sono quasi quasi, vi tengo in ostaggio finché non arriva il cibo, così non penso al cibo, ma ci sto pensando, quindi niente. Va bene, allora grazie mille per la compagnia, domani teoricamente ci sarà la diretta di lettura, vabbè chiacchieriamo, ok, va bene, intanto dico, domani ci sarà la diretta di lettura teoricamente alle 21:30, ve lo ricordo, ovviamente vi faccio sapere domani per sicurezza, o scrivo nel canale che c'è la diretta di lettura, oppure vi dico che non c'è, così lo sappiamo, dovrebbe esserci però non si sa mai, perché appunto oggi, per quanto io e fidanzato abitiamo insieme e viviamo insieme, lavoriamo tutti e due da casa, oggi non ci siamo parlati un secondo, quindi non ho avuto il tempo di capire se logisticamente è fattibile. Io probabilmente avrò il pigiama, ve lo dico, perché alle 9:30, cioè io sono già in pigiama da ore, e, perché iniziare alle 9:30 per me è tardissimo, lo sto facendo perché avete scelto che
insomma, l'orario per voi era nettamente meglio, quindi ci proviamo, però non garantisco di riuscire a leggere fino alle 10:30 senza addormentarmi. Credo che io entrerò comunque un po' prima per due chiacchiere, soltanto perché io credo che sarò libera prima, in caso ovviamente glielo scriverò sempre. Ok, domani, a domani se c'è la diretta ci sarò, ok. Comunque qui in Riviera Ligure, novembre, il mese della morte, nessun ristorante aperto, ecco, terribile. No, da me sono fondamentalmente sono aperti, però non... Anzi, in realtà sono tutti chiusi d'estate, perché dove vivo io... Cioè, io vivo a Ravenna. È ovvio che nella Riviera è il contrario, però a Ravenna, nonostante sia abbastanza vicino al mare, ci vengono i turisti, tipo i tedeschi, a guardare le chiese, non ci vengono quelli che vanno al mare, insomma. Quindi è aperto, è vivo più in inverno che in estate. Ok, domani ci dovrei essere, spero non esca qualche impegno l'ultimo perché voglio troppo partecipare. Ma come funziona la diretta di domani? Funziona che io inizio, apro la diretta, chiacchieriamoci, diciamo i titoli che leggiamo. Io vi dico quello che leggo io, voi mi scrivete quelli che leggete voi, eccetera. Poi da un certo punto, probabilmente, presumibilmente dalle 9:30 proprio stesse, faccio partire un timer nell'iPad di un'ora e in quell'ora leggiamo. E nel frattempo tu, mentre leggi, puoi scrivere quello che ti pare. Io non guardo sempre quello che viene scritto. Ogni tanto, finito un capitolo, eccetera, guardo e rispondo in caso. Non rispondo a voce così non disturbo nessuno. Finita l'ora di lettura, suona il timer e ci raccontiamo com'è andata. Poi chiacchieriamo un attimo, non la tiriamo troppo lunga perché tanto... Cioè, insomma, il concetto è soltanto farsi compagnia mentre leggiamo, così teoricamente si tiene impegnato voi il telefono, io il computer, e si legge in compagnia, si vedono le altre persone che leggono, eccetera, ci si fa compagnia così. Una cosa di questo tipo. Ah, ok, carinissimo. Sono contenta che ti piaccia. Lo riesco a fare di rado perché purtroppo gli orari sono... Cioè, faccio gli orari che interessano a voi, che sono... è la sera... Tanto che io la sera sono... Ma sempre qui, giusto? Sì, esatto, sempre qui su Twitch. La sera però io sono sempre morta, quindi le faccio di rado. Questa qui sarà la seconda e sarà l'ultima dell'anno, ve lo dico, Però almeno la facciamo così. Poi lo faremo il prossimo anno. Va bene, dai, adesso vi lascio andare, anche perché devo accertarmi che la cena arrivi veramente. Domani dovrei esserci, ottimo. E buona cena anche a voi, grazie per la compagnia. No, mannaggia l'ultima, eh sì, purtroppo, perché poi è tutto quanto un impegno, quindi è già, cioè, credo che non sopravviverò proprio a dicembre io. E poi quando saprete tutte le cose che non posso dirvi, quando le saprete capirete anche voi quanto è l'impegno. Però non vedo, cioè, ancora non posso dirvelo, ma manca poco, pochino, semplicemente è colpa delle altre persone che non sono libere. E quindi domani diretta, probabilmente ve lo dirò domani, grazie mille per la compagnia, buona cena, e poi venerdì ci vediamo per i libri del 2021 di novembre. Non vedo l'ora di sapere, anche io non vedo l'ora di dire, non ce la faccio più, è che per me è difficile non dire le cose, io faccio veramente pena nel tenere i segreti, è una cosa che proprio, cioè, se poi sono i miei, perché io lo vorrei dire, basta, però visto che non c'è ancora niente, sia per scaramanzia sia per il fatto che comunque vi dico le cose adesso e poi non c'è la ciccia, è inutile. Ciao, allora, buona cena, anch'io sono curiosissima, poi speriamo che vi interessi, perché sono due le novità, due, così sembrano quattro, sono due le novità, non credo che arriveranno in contemporanea, però sono due e una magari vi interessa almeno. Già abbiamo capito che ci sono altre persone di mezzo, non ho capito niente. No, cioè, burocrazia di mezzo più che altro. Va bene, stavolta vi saluto sul serio. Ciao, 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 se no poi parlo troppo. Ciao, 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 grazie mille per la compagnia.